ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Ieri pomeriggio è stata riaperta dopo 7 anni la splendida chiesa di San Domenico in corso Porta Romana a Teramo, con una cerimonia presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi. Sono state spalancate le porte e riaperto appunto al culto la chiesa di San Domenico. Ci sono voluti 7 anni di lavori di riparazione e rafforzamento per la Basilica di Porta Romana, interessata nel 2016 dagli eventi sismici. Ieri è stata restituita ai fedeli, finalmente, con una cerimonia eucaristica molto partecipata. Ne faremo un centro filosofico, ha detto il Vescovo di Teramo, rivolgendosi ai giovani. Abbiamo bisogno di pensatori per costruire un mondo migliore. Gli interventi di restauro sono iniziati a febbraio 2023 e sono stati diretti dall'ufficio tecnico diocesano. Hanno interessato le murature, le volte, gli arconi, la copertura della chiesa e i cornicioni e la vela campanaria.